Facciamo uno studio completo di questa funzione irrazionale flatta. Y uguale radice quadrata di x alla seconda più 3x fratto x meno 1, tutto sotto radice. Allora, le condizioni che dobbiamo rispettare perché questa funzione esista e quindi sia disegnabile sono sostanzialmente due. La prima è che il radicando, siccome l'indice della radice è 2, cioè è pari, deve essere maggiore o uguale a 0. Un'altra condizione che dobbiamo porre è che il denominatore, cioè x meno 1, sia diverso da 0. A dire il vero, questa seconda condizione è, diciamo, possibile gestirla già solo con lo studio della disequazione fratta, che è nella prima condizione. Basterebbe, come abbiamo scritto qua sotto, vedete, il numeratore, abbiamo scritto numeratore maggiore o uguale a 0, mentre nel denominatore abbiamo scritto solo maggiore di 0. In questo modo abbiamo già escluso che x meno 1 possa essere uguale a 0. Quindi studiamo, è una disequazione razionale fratta, studiamo questo x alla seconda più 3x fratto x meno 1, tutto maggiore o uguale a 0. Allora, il numeratore, studiamo separatamente il numeratore e il denominatore, perché così sappiamo che il segno è il prodotto dei due segni, quindi studiamo il segno del numeratore. Il numeratore è un polinomio di secondo grado che possiamo rappresentare come una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, dato che il coefficiente di secondo grado è positivo. E se studiamo gli zeri, questa qui è facile da studiare perché basta raccogliere una x e poi si, praticamente qui viene x che moltiplica x più 3, quindi è facile vedere che gli zeri sono 0, questo 0, e il meno 3 che annulla quest'altro termine. Adesso andiamo avanti con l'analisi. Dunque, aspetta un attimo, andiamo avanti studiando questo segno. Allora, essendo la concavità rivolta verso l'alto ed essendoci le due intersezioni meno 3 e 0, è ovvio che la parabola si troverà al di sopra dell'asse delle x per intervalli esterni all'intervallo delle soluzioni, quindi prima di meno 3, cioè a sinistra di meno 3 e a destra di 0, mentre all'interno, vedete, la concavità, la parabola si trova proprio al di sotto dell'asse delle x, mentre all'interno la parabola avrà segno negativo e il polinomio che la rappresenta anche. E tutto questo lo possiamo andare a indicare in questa riga qua, dove abbiamo scritto in effetti che c'è un più e tanti altri più all'esterno dell'intervallo, mentre c'è un meno all'interno. Ecco il segno del numeratore. Al variare della x, il numeratore assume questi segni. Il denominatore, x meno 1, è maggiore di 0, vogliamo studiarlo. Ma, insomma, a noi interessa soprattutto il segno di questa funzione. X meno 1 la possiamo vedere come una retta che cresce, dato che il coefficiente angolare è positivo. Il punto di intersezione con l'asse delle x è 1, dato che l'unico valore che annulla x meno 1 è appunto 1. La retta prima è negativa e poi è positiva. Allora, trasferiamo questo ritrovato nella tabella, questa è la tabella dei segni, moltiplichiamo fra loro i segni nei vari intervalli e otteniamo che la funzione è, cioè la, scusate, la frazione è positiva in questi intervalli qua, cioè da meno 3 a 0, compresi gli estremi, e da 1 a più infinito, ma escluso l'1, perché si tratta dell'1 che sta al denominatore. E quindi il dominio è proprio coincidente con questi intervalli, come vedete, da meno 3 a 0, compresi gli estremi, e da 1 a più infinito, esclusi invece gli estremi. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso si può visualizzare in questo grafico, dove è evidente che le uniche zone in cui la funzione sarà disegnabile sono queste bianche. Le altre le abbiamo cancellate perché la funzione non può esistere, perché i valori della x o annullano, come nel caso di 1, o annullano il denominatore o rendono negativo il radicando. Approfitto anche del grafico per dire che è evidente che questa è una funzione priva di simmetrie pari o dispari, dato che le parti cancellate non sono simmetriche rispetto all'asse delle y.
e quindi non c'è una simmetria, diciamo, di ribaltamento intorno all'asse dell'Y, ma non sono nemmeno di segno opposto, non hanno nessuna, come dire, neanche se cambiassimo segno risulterebbero simmetriche, ci sarebbe una simmetria, cioè non c'è nemmeno una simmetria con centro nell'origine. Qui ho un po' scritto tutto, però commentiamo. Stiamo cercando adesso di studiare il segno della funzione. Questa è una funzione irrazionale. Abbiamo appena studiato il segno del radicando, ma il radicando non è la funzione, è il radicando della funzione. La funzione in realtà è tutto quanto il radicale. E il radicale non può cambiare segno se cambia il segno all'interno della radice. Il radicale ha il segno che è indicato qua fuori, e qua fuori non c'è scritto niente, quindi è positivo. Quindi questa funzione è sempre positiva ovunque esista, perché se per caso il radicando diventa negativo, questa funzione cessa di esistere, non è che cambi segno. Quindi questa funzione intercetterà l'asse delle x là dove abbiamo detto con lo studio del dominio, perché là dove si annulla il radicando la funzione vale 0, e quindi nel caso di meno 3 e 0 la funzione vale effettivamente 0. Nel caso di di 1 no, perché abbiamo detto l'1 non è possibile assumerlo, altrimenti il denominatore diventa 0, la funzione perde di significato. L'intercetta y ovviamente è quella in cui la x vale 0, perché quell'intercetta in cui la x vale 0, che va bene come intersezione dell'asse delle x, va bene anche come intersezione dell'asse delle y. Ce n'è sempre soltanto una di intersezione nell'asse delle y al massimo. Ed ecco come si arricchisce il grafico con lo studio del segno. Sappiamo quindi che tutte le zone inferiori le abbiamo cancellate, anche quelle che prima erano libere, e abbiamo aggiunto i puntini che indicano le intersezioni con gli assi. L'intersezione con l'asse delle x può essere multipla, l'intersezione con l'asse delle y è singoletta. Ora che abbiamo, come dire, ridotto al minimo possibile la parte di piano cartesiano dove potremo fare il disegno, ci dobbiamo interrogare dove lo cominceremo a fare. Cominceremo qua, da che parti passerà? E allora la domanda che ci dobbiamo fare è: vicino agli estremi del dominio, cosa succede alla funzione? Naturalmente in questi due estremi del dominio qua sappiamo già che la funzione si annulla, e quindi è inutile andare a studiare i limiti qua, mentre in questo estremo qua, dato che non potremo mai ammettere una x uguale a 1, che cosa succede alla funzione? Dove andrà a finire? Ecco, questa è la prossima domanda che ci dobbiamo fare. E inoltre, che cosa succederà verso l'infinito? Quindi adesso ci diamo a studiare che cosa succede alla funzione agli estremi. Dicevo qui, non definiti, vuol dire è inutile studiare quegli estremi in cui sappiamo che la funzione diventa 0, ok? Studiamo soltanto 1 e più infinito. Cosa succede quando x tende a 1 e ci può tendere solo da destra, abbiamo visto, no? Perché a sinistra la funzione non esiste. Quindi andiamo sostituendo nella funzione, al posto della x mettiamo 1 e succede che 1 più 3 fa 4 fratto 0, ma non è proprio uno 0, se fosse veramente 0 noi non potremmo, è uno 0 un po' abbondante. Allora, quando noi abbiamo 4, che è un numero positivo, fratto un qualcosa che è molto vicino a 0, che quindi non cambia il segno del numeratore perché è positivo anche lui, ci domandiamo che numero è un numero diviso un numero estremamente piccolo. Siccome sappiamo che mano a mano che il denominatore di una frazione diminuisce, il valore della frazione aumenta, al diminuire sempre più vicino a zero di questa frazione, il valore della frazione diventa sempre più vicino a infinito. Quindi al limite, il valore di questo limite appunto è più infinito. Guardiamo cosa succede quando invece x tende a più infinito. Sostituiamo le x con il più infinito e otteniamo una forma indeterminata, infinito fratto infinito. Allora ricordiamo al trucchetto di raccogliere le x di grado massimo e di semplificarle in modo tale che almeno da una delle due parti gli infiniti scompaiano, in modo tale da non avere più questo problema dell'infinito fratto infinito. E infatti raccogliendo al numeratore x alla seconda e al denominatore x e poi semplificando una delle due x al numeratore e la x del denominatore, otteniamo che rimane solo l'infinito al numeratore di questo radicando, mentre al denominatore rimane soltanto l'1 meno 0. Come mai questi zeri? Perché 3 fratto x, che è diventato più infinito,
vale 0, perché mettiamo di avere 3 dollari e di avere infinite persone con le quali spartire questi 3 dollari, ognuno prende praticamente niente. Ecco perché questo, ecco perché questo diventa praticamente 0 e anche questo diventa praticamente 0, tali perciò da mantenere invariato l'1. Allora abbiamo che quell'infinito al numeratore rimane infinito perché lo moltiplichiamo per 1, al denominatore c'è 1, quindi abbiamo una radice quadrata di più infinito che per le doti moltiplicative, come potremmo dire, per le doti tipiche dell'infinito, rimane infinito anche sotto radice, dopo aver estratto la radice. Prima di andare a disegnare questi limiti, siccome il limite infinito per x che tende a infinito tende anch'esso a infinito, allora ci dobbiamo domandare se ci sia per caso un asintoto obliquo. L'asintoto obliquo si trova con le formule che spiegherò a parte. La m come coefficiente angolare della retta a cui la funzione tenderebbe in modo asintotico si calcola facendo il limite per x che tende a più infinito, in questo caso della funzione fratto x, mentre la q si calcola facendo il limite per x che tende a infinito della funzione meno quella m che ho trovato prima moltiplicata a x. Allora calcoliamoci la m, limite per x che tende a più infinito di questa roba qua, è tutto moltiplicato per 1 fratto x. Allora questo 1 fratto x lo portiamo sotto la radice elevandola alla seconda, per cui x meno 1 diventa x alla terza, perché è x per x alla seconda, meno x alla seconda, cioè la x che è fuori, questa x qua, per entrare dentro la radice, deve diventare x alla seconda, in modo tale che uscendo dalla radice possa diventare di nuovo x. Ok? Quindi, al numeratore si può raccogliere x alla seconda, al denominatore si può raccogliere x alla terza, possiamo scomporre in x per x alla seconda, che moltiplica quello che c'è dentro, poi si possono mandare via le due x alla seconda e rimane al di sopra, al numeratore rimane 1, al denominatore 1 che moltiplica l'infinito e quindi infinito, 1 fratto infinito, sotto radice o anche senza sotto radice, comunque fa sempre 0. Andiamo dunque a caccia della q, limite per x che tende a infinito della f di x meno mx, ma la m abbiamo visto prima vale 0, quindi il termine nmx sparisce, ritorna ad essere quindi lo stesso limite che abbiamo studiato prima quando studiavamo x che tende a più infinito, e quindi sappiamo già che viene più infinito, è inutile rifare tutti i calcoli. Ma una retta che abbia un termine noto infinito non esiste. Coefficiente angolare 0 e termine noto infinito, è come se fosse una retta orizzontale nel cielo iperuranio, non esiste, e quindi non ci sono asintoti obliqui. Ecco dunque come possiamo rappresentare i nostri limiti. E quando x tende ad andare verso 1 da destra, il limite è più infinito, e anche quando x tende ad andare più infinito è più infinito. Non c'è un asintoto a cui si tende per andare a più infinito, facciamo un baffetto genericamente nell'angolino per dire che stiamo andando in alto a destra. Quello che dobbiamo fare adesso è capire in che modo la funzione si muove. Sappiamo da dove parte, immaginiamo che quasi qui salirà, qui scenderà, qui cosa ci succede qua in mezzo, qui cosa farà? Scenderà, a un certo punto risalirà, ma dove? Andiamo in cerca, insomma, dell'andamento della funzione tramite lo studio della derivata. Allora, proviamo a derivare questa funzione, che è irrazionale, abbiamo già detto, irrazionale e ha un radicando razionale fratto. Allora, questa è una funzione composta, perché il radicale non è un radicale elementare, ha dentro di sé qualcosa di diverso dalla x, in sostanza. È addirittura una frazione algebrica. Allora noi dovremmo fare per prima cosa la derivata di un radicale, e quindi come sappiamo per un radicale elementare si fa 1 fratto 2 volte quel radicale là con indice 2, naturalmente stiamo parlando di radicale indice 2. Questo per le funzioni composte va moltiplicato per la derivata della questione della parte composta, cioè del radicando. Allora, mettiamoci al lavoro e diciamo subito che 1 che sta al numeratore
per la derivata del radicando lo possiamo mettere tutto in un colpo solo, eccolo qua, l'1 non serve a niente, questa è la derivata del radicando e sotto mettiamo due volte il radicale, eccolo qua. Ragioniamo un po' sulla derivata del radicando. Siccome il radicando è una frazione, la derivata di una frazione si fa facendo la derivata del numeratore, eccola qua, per il denominatore, eccolo qua, meno la derivata del denominatore, eccola qua, per il numeratore, eccolo qua. E quindi abbiamo fatto questa prima fase di lavoro. Dobbiamo adesso sviluppare però i calcoli. Ed ecco qua i calcoli, ho rimpicciolito tutto per far stare tutto nella stessa pagina. Allora, 2x per x fa 2x alla seconda, 2x per meno 1 fa meno 2x, 3 per x fa 3x, 3 per meno 1 fa meno 3. E poi c'è da fare meno x alla seconda, meno 3x. Eccoli qua. Di questi, tra l'altro, posso mandar via già il più 3x meno 3x, e così mi semplifico l'esistenza. C'è un'altra cosa che devo aggiungere. Questi due denominatori, che prima vivevano vite separate, li ho messi tutti insieme. D'altra parte sono tutti numeratori, E quindi 2 è al denominatore, radice quadrata è al denominatore, anche x meno 1 alla seconda è al denominatore. Per risparmiare spazio ho fatto i conti al numeratore messi sopra quella graffa. X, 2x alla seconda meno x alla seconda, questi due termini qui messi insieme fanno x alla seconda, il meno 2x è solo e va a finire là, il meno 3 è solo e va a finire là. Ma domandiamoci perché abbiamo studiato la derivata prima? Per avere informazioni circa l'andamento. Infatti sappiamo che la derivata prima, il valore della derivata prima ci informa sull'inclinazione della funzione in certi punti al variare della x. Quindi per le x per le quali la y prima, cioè la derivata, è maggiore di 0, allora per quei punti che hanno quelle x la funzione cresce. Per i punti invece in cui, data quella x, la y primo è minore di 0, allora sono punti in cui la funzione decresce. Per i punti invece in cui la derivata prima è uguale a 0, la funzione che abbiamo per le mani rimane costante. Di solito questo accade in punti singoli, non in tratti, molto raramente avviene in tratti. E adesso riguardiamoci la nostra derivata prima. Che segno ha sta roba qui? Pare una roba mostruosa, in realtà le cose sono particolarmente semplici, perché il 2 è sicuramente positivo, quindi non incide sul segno, più per qualsiasi cosa fa sempre la qualsiasi altra cosa. La radice, abbiamo detto, già studiato il segno di questa radice, se esiste è positiva, perché il segno davanti a sé è positivo. Questo qui, che è un quadrato, è sicuramente positivo, perché l'unico valore che lo fa essere diverso da positivo, cioè lo fa essere 0, l'abbiamo escluso dal dominio. Quindi il denominatore è sicuramente tutto positivo. Il segno dipende soltanto dal numeratore. Allora, studiare il segno della derivata prima coincide con lo studio del segno di questo polinomietto. E allora cominciamo a studiare gli zeri di questo polinomietto. Ed ecco i calcoli. Meno b vuol dire 2. Più o meno la radice quadrata di b alla seconda, 4, meno 4ac, siccome 4ac verrebbe un numero negativo e verrebbe 12, meno 12, meno 4ac diventa più 12, cioè 16 nel complesso, cioè 4 se scriviamo la radice quadrata. Allora 2 meno 4 fa meno 2, diviso 2 fa meno 1, mentre 2 più 4 fa 6, 6 diviso 2 fa 3. Ecco qua gli zeri di questo polinomio. Ed ecco l'analisi del segno. Se questo polinomio di secondo grado lo vogliamo leggere come una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, e dato che ha due zeri, questo polinomio, cioè ha due intersezioni con l'asse delle x, il disegno che ne risulta è proprio questo. E da questo disegno è evidente che i punti che hanno una x più piccola di meno 1 avranno l'ordinata positiva, mentre i punti che hanno una x compresa fra meno 1 e 3 avranno un'ordinata negativa, perché stiamo qua sotto. I punti di ordinata più grande di 3 invece hanno di nuovo l'ordinata positiva. Detto questo, ricordiamoci che cosa significa che la derivata prima abbia un segno o un altro o valga 0. Quindi abbiamo già detto che il fatto che la derivata prima sia positiva significa che la funzione sta crescendo, e questo vale sia qui sia qui.
mentre il fatto che la derivata prima sia negativa significa che la funzione sta decrescendo, e questo succede qui. Nei punti in cui la derivata prima è nulla, ci sono punti di minimo e di massimo, punti stazionari cosiddetti, proprio perché appunto la derivata prima è uguale a zero, funziona costante. Ma per poter disegnare questi punti molto interessanti della funzione abbiamo bisogno della loro ordinata, e l'ordinata ce la restituisce tipicamente la funzione primitiva. Il suo lavoro è quello di restituirci le y. Quindi se sostituiamo meno 1 all'interno della funzione primitiva otteniamo 1, perché al quadrato, meno 3 fratto meno 1 meno 1. Il che significa che viene fuori meno 2 al numeratore, ma ho meno 2 anche al denominatore, quindi meno 2 fratto meno 2 fa 1 e la radice quadrata di 1 è 1. Proviamo adesso col 3. Se mettiamo 3 qua dentro viene x alla seconda fa 9, 3 per 3 fa di nuovo 9, sotto è 3 meno 1, 9 più 9 fa 18, 3 meno 1 fa 2, radice quadrata di 9, 3. In sintesi abbiamo un punto di massimo di coordinate meno 1, 1 e un punto di minimo di coordinate 3, 3. Dunque eccoci di nuovo alla figura di prima, ho disegnato i punti di coordinate meno 1, 1 e di coordinate 3, 3. Adesso non mi resta che, dato quello che sappiamo dell'andamento, disegnare. Allora parto da 0 in meno 3, salgo fino a meno 1, 1, dice il massimo, e ricomincio a scendere fino a 0, 0. Poi so che c'è il limite, salto in tronco la fettina che c'è di là, vado dall'infinito dell'asintoto e comincio a scendere, scendo fino a 3, dove c'è il minimo, e poi riprendo a salire, riagganciandomi al limite che avevo già pensato prima. Ed ecco la sintesi di tutte le nostre fatiche. Questa funzione, come si vede in questo grafico, esiste soltanto nell'intervallo che va da meno 3 a 0 e poi da 1 a più infinito. Ma uno non si raggiunge mai, perché è un asintoto verticale a cui questa funzione infatti tende asintoticamente. Non c'è un asintoto obliquo, si va a casaccio verso l'infinito, e i punti stazionari di questa funzione sono un massimo relativo che è meno 1, 1 e un minimo relativo che è 3, 3. Quanto al segno, si vede che tutta la funzione non va mai al piano di sotto del piano cartesiano, mai punti con y negative, soltanto due punti qui che sono con le y uguali a 0 e sono perfettamente all'interno del dominio. Ultima notazione, non c'è, come avevamo previsto, simmetria, due rami di questa funzione sono ognuno diverso dall'altro. Ultima cosa, non abbiamo calcolato la derivata seconda per trovare eventuali flessi, sarebbe stato un bel peso qua calcolare la derivata seconda, per giunta flessi qui non ce ne sono e allora tanto vale. Insomma, fine di questo studio di funzione.